Buongiorno, sono Attilio Ferrari, professore di astrofisica all'Università di Torino e socio dell'Accademia delle Scienze. Quest'oggi vi voglio raccontare brevemente la storia dei buchi neri, i black holes, che tanto interesse hanno suscitato in questi ultimi anni come gli oggetti più misteriosi e terribili dell'universo, soggetti di fantascienza, ma la cui esistenza è oggi confermata dall'astrofisica. La storia inizia nel 1687, alla pubblicazione della teoria della gravitazione universale di Newton. Tra le varie applicazioni vi si dimostra che la gravità impedisce ad ogni corpo di allontanarsi dalla Terra se non ha una velocità superiore a 11,2 km al secondo, che si chiama appunto velocità di fuga. Questa velocità dipende dal valore della gravità alla superficie della Terra, in generale dal rapporto tra massa e raggio di un corpo. Newton formulò anche una teoria della luce, basata sul concetto che essa fosse trasportata da corpuscoli materiali che, secondo una misura di Roemer, viaggiano alla velocità di 300.000 km al secondo. 100 anni più tardi, nel 1783, il reverendo John Mitchell, brillante studioso in vari campi, dall'astronomia all'ottica al magnetismo, propone in una lettera alla Royal Society un'idea originale, applicando il concetto di velocità di fuga ai corpuscoli della luce. Come egli stesso scrive, se esistessero in natura corpi la cui densità non fosse inferiore a quella del Sole e il cui diametro fosse 500 volte maggiore di quello del Sole, la loro luce non potrebbe arrivare a noi. Sarebbero dark stars, cioè se esistono in natura stelle che hanno una massa e un raggio tali che la loro velocità di fuga sia uguale o maggiore di 300.000 km al secondo, i loro corpuscoli luminosi ricadranno lì indietro e quindi quei corpi saranno invisibili da lontano, saranno stelle oscure. Ma Mitchell andò anche oltre, dell'esistenza di corpi nelle suddette condizioni. Non potremmo dunque avere alcuna informazione osservativa. Tuttavia, se un qualunque altro corpo rivolvesse intorno ad essi, forse potremmo derivare attraverso il suo moto l'esistenza del corpo centrale con un certo livello di attendibilità, poiché potremmo ricavare un'interpretazione delle irregolarità del suo moto inspiegabili in altro modo. Vedremo più avanti che questo metodo è stato proprio impiegato dall'astrofisica moderna. La stessa idea fu proposta indipendentemente nel 1796 da Laplace, che chiamò quegli strani oggetti stelle invisibili. Abbandonò però l'idea quando, pochi anni dopo, Thomas Young formulò sperimentalmente la teoria ondulatoria della luce. Proprio per avere della teoria ondulatoria fece dimenticare le stelle oscure per molti anni. Nel 1915 Einstein formulò la teoria della relatività generale, che propone che le masse determinano la struttura, la metrica dello spazio-tempo, che di conseguenza guida il moto di tutti i corpi e anche della luce. Tra l'altro ebbe il Nobel per la fisica nel 1921, ma non per quella teoria. Nel 1916 Schwarzschild usò l'equazione della relatività generale appena pubblicata per calcolare la geometria dello spazio-tempo intorno ad una massa e scoprì che se la sfera in cui la massa fosse concentrata aveva un raggio minore di un certo valore, quello che oggi chiamiamo appunto raggio di Schwarzschild, nessuna informazione, né particelle né fotoni avrebbe potuto raggiungere un osservatore esterno, perché la velocità di fuga sarebbe stata superiore alla velocità della luce. Quella sfera rappresenta un orizzonte degli eventi e la massa all'interno è un oggetto invisibile. Curiosità, il nome di Schwarzschild significa proprio scudo nero. Quel che c'è dietro non si vede. Peraltro, né Einstein né Schwarzschild considerarono quella soluzione matematica niente più che un bel esercizio sull'equazione della relatività, con nessuna corrispondenza reale. Solo nel 1939 Robert Oppenheimer e George Volkoff dimostrarono che una stella alla fine della sua evoluzione subisce un collasso gravitazionale, che se la sua massa è maggiore di 3 masse solari, la può comprimere al di sotto dell'orizzonte degli eventi.
E nel 1963 Roger Penrose, premio Nobel 2020, dimostrò che l'orizzonte degli eventi rappresenta una superficie che forza tutto ciò che la colpisce a puntare verso il proprio centro, verso una singolarità a densità infinita, un'inevitabile creazione di un buco nero, così battezzato nel 1964 da John Wheeler. Ma se esiste davvero, come possiamo osservare un buco nero? Solo attraverso gli effetti sull'ambiente circostante, alla deformazione dello spazio-tempo che secondo la relatività essi possono causare. Il primo segnale dell'esistenza di un buco nero fu ottenuto nel 1970 da Riccardo Giacconi, premio Nobel 2002, che individuò una sorgente X nella costellazione del Cigno, chiamata appunto Cigno X1, appartenente a un sistema di stelle doppie in orbita molto stretta. L'emissione X è dovuta a un gas strappato dalla stella normale della coppia e inghiottita da un oggetto compagno, compatto. Attratto da un vortice rotante a velocità prossima alla luce, il gas è compresso e riscaldato a temperatura di 1 milione di gradi, capace di emettere raggi X. Cigno X1 fu l'oggetto nel 1974 di una scommessa scherzosa tra i fisici Stephen Hawking e Kip Thorne, nella quale Hawking scommise che la sorgente non fosse originata da un buco nero. Il fisico britannico decise però di arrendersi quando, a partire dal 1990, i dati di osservazione rinforzarono l'ipotesi dell'esistenza del buco nero, oggi in gran parte confermata. Kip Thorne aveva però preso sul serio la scommessa e, pur essendo un fisico teorico, divenne l'anima della creazione di un apparato per la rivelazione delle onde gravitazionali proprio da buchi neri. Infatti, secondo Einstein, la geometria dello spazio-tempo è definita dalle masse. Se questi si muovono, vibrano, la struttura dello spazio-tempo subisce delle variazioni e la perturbazione si propaga sotto forma di onde nello spazio-tempo, proprio come le oscillazioni di un diapason trasmettono onde sonore nell'aria. Onde gravitazionali sufficientemente potenti possono originarsi in violenti collassi stellari o in collisioni tra stelle di neutroni e buchi neri. Nel 1974, Hulse e Taylor, Nobel nel 1993, studiando la dinamica di una coppia di stelle di neutroni orbitanti, dimostrarono che era determinata dall'emissione di onde gravitazionali. Sulla base di questi dati, Thorne calcolò la frequenza e l'ampiezza delle onde che potevano essere prodotte da due buchi neri di massa stellare che coalescessero seguendo un'orbita spirale. Convinse due celsi sperimentali, Rainer Weiss e Barry Barish, a progettare un rivelatore di onde, un interferometro, capace di rivelare variazioni della lunghezza di regole e il passaggio nella deformazione spazio-temporale. Ecco il concetto di interferometro, in cui un segnale lanciato da un'unica sorgente viene spezzato in due parti, si propagano a velocità a direzioni perpendicolari e poi vengono fatti interferire se le dimensioni dei raggi dei due regoli variano per il passaggio di onde gravitazionali che hanno effetto diverso nelle due direzioni, si possono avere interferenze per somma o per elisione a seconda dei rapporti delle lunghezze. Barish calcolò che servivano regole di qualche chilometro per misurare variazioni di lunghezze che comunque erano pari a un decimillesimo delle dimensioni di un nucleo atomico. Era il 1980 circa e, come Barish racconta, pensai ci volessero 25 anni per raggiungere la sensibilità richiesta dai calcoli di Thorne. Ce ne sono voluti 35. Così, nel 2015, fu possibile rivelare il primo segnale, un cinguettio, corrispondente al processo di coalescenza di due buchi neri di 29 e 36 masse solari. Dunque, le onde gravitazionali possono essere prodotte da violenti dinamiche prodotte dai buchi neri, e attraverso le onde gravitazionali posso studiare i buchi neri.
Dal 2015 gli interferometri LIGO negli Stati Uniti e Virgo in Italia hanno rivelato molti eventi simili a quel primo 5T, praticamente uno alla settimana. I buchi neri rivelati attraverso le onde che producono hanno masse fino a centinaia di volte la massa del Sole. Quantità e valore di masse sono un risultato shocking. Poco fa non sapevamo per certo che esistessero i buchi neri, oggi ne risultano essere incredibilmente numerosi nell'universo e anche a coppie. Weiss, Behrisch e Thorne sono stati insigniti del premio Nobel nel 1917 e continuano a lavorare per migliorare ancora la sensibilità dei loro strumenti insieme agli italiani di Virgo e al nuovo interferometro sotterraneo giapponese Kagra. Come dice Weiss, per ora possiamo vedere buchi neri entro 1 miliardo di anni luce. Aumentando la sensibilità degli interferometri, potremo presto andare oltre per studiare la struttura dello spazio-tempo sempre più vicine al Big Bang. Ma la caccia ai buchi neri non finisce qui. Nel 1963 furono scoperti da Cyril Hazard e Martin Schmidt, certamente due Nobel mancati, i quasar, sorgenti radio associate con galassie molto lontane a distanze cosmologiche e 1.000 volte più luminose delle galassie normali. La luminosità è prodotta da una grande attività nel nucleo da cui emergono oggetti di materiale lanciati a velocità relativistiche, prossime alla velocità della luce. L'energetica di tali oggetti appariva impossibile da giustificare con le reazioni termonucleari che sostengono le stelle e le galassie normali. L'unica sorgente adeguata fu proposta da Donald Lindenbell e poteva venire dalla liberazione di energia gravitazionale di materiale catturato da un gigantesco buco nero situato nel nucleo della galassia. Attorno a questo buco nero si formerebbe un disco di accrescimento di gas e stelle in rapida rotazione intorno al suo asse. Dal disco la materia cadrebbe continuamente sul buco nero, producendo la radiazione con una potenza enorme. Basterebbe che il buco nero inghiottisse ogni anno un centinaio di masse solari per spiegare la luminosità osservata. Bella idea, ma come dimostrare che quel buco nero supermassiccio esiste proprio nei nuclei delle galassie? Il modo è stato inventato da Rainer Genzel e Andrea Goetz, premi Nobel del 2020, assumendo che un buco nero esiste anche al centro della Via Latta, dove è attiva una misteriosa sorgente radio chiamata Sagittarius A. La sua gravità deve influenzare non solo il disco di accrescimento, ma anche le stelle che debbono orbitargli intorno, ancora abbastanza lontane da poter essere osservate. Il nucleo della Via Lattea è però oscurato da polveri e gas. Per guardarci dentro occorre ricorrere a osservazioni nell'infrarosso, quel che hanno fatto i due scienziati indipendentemente, studiando la dinamica delle stelle intorno alla sorgente Sagittario A. Proprio quel che aveva già suggerito Mitchell oltre 200 anni prima. Per ridurre gli effetti dell'atmosfera sono saliti in alta quota. Goetz ha lavorato ai telescopi delle Hawaii, a Mauna Kea, a oltre 4.000 metri di altitudine. Genzel ha utilizzato i telescopi dell'ESO in Cile a 2.600 metri e più recentemente il telescopio spaziale Hubble. Con osservazioni ripetute per oltre 15 anni hanno tracciato le orbite di stelle intorno a Sagittario A. Esattamente come l'orbita della Terra permette di ricavare la massa del Sole intorno a cui orbitiamo, hanno potuto misurare la massa del buco nero al centro della nostra galassia. 3 milioni di masse solari, circondate da un disco di accrescimento di gas e stelle di circa 1 milione di masse solari. Ed è sufficiente che il buco nero inghiotta una massa solare all'anno per giustificare l'emissione di Sagittario A. Il centro della Via Lattea è così diventato un laboratorio di fisica relativistica, in una sorta di controprova rovescia, osservando proprio l'orbita delle stelle che orbitano attorno a Sagittario A, gli astrofisici sono stati in grado più volte di confermare la bontà della teoria di Einstein. Nel maggio del 2018, in particolare, una delle stelle studiate da Genzel e Goetz è passata al pericentro, il punto più vicino al buco nero, lì dove gli effetti descritti dalla relatività sono più evidenti.
Questo evento ha dato la possibilità di fare diversi test della relatività, così come esempio la precessione di Schwarzschild dell'orbita della stella. E ancora una volta la relatività generale ha passato il test con successo. E la caccia continua. Nel 2019 l'Event Horizon Telescope, una rete di 8 radiotelescopi da Terra che opera su scala planetaria, ha svelato la prima prova visiva diretta dell'ombra di un buco nero supermassiccio nel centro della galassia attiva M87. Sarà il prossimo Nobel? Chissà cosa direbbero oggi Albert Einstein e Carl Schwarzschild. Non ci credevano che i buchi neri esistessero. Oggi invece ne abbiamo trovati di tutte le masse, da poche volte quella del Sole, su fino a giganteschi mostri di miliardi di soli. Insomma, è definitivo, i buchi neri non sono più fantascienza, ne esistono di tutte le masse. Albert e Carl ne sarebbero piacevolmente stupiti. Grazie per l'attenzione. E buona serata.